invece cediamo la parola a Carla Marcato dell'Università di Udine, che ci parlerà dell'argomento sulle orme di Tommaseo, la poesia popolare nel Veneto. Carla Marcato è una dialettologa della scuola di Pellegrini Cortelazzo, una dialettologa nel senso esteso, cioè non si occupa di un dialetto solo, ma di tutti i dialetti italiani. Bravo. O di gran parte di essi. Approvato. E quindi le cediamo volentieri la parola. Grazie, buongiorno. Il mio intervento riguarda, forse rimbomba un po', meglio così, riguarda per l'appunto alcuni autori, o meglio alcuni raccoglitori, di canti popolari in area veneta che si sono molto, come dire, collegati agli interessi del Tommaseo, alle lezioni del Tommaseo e quindi un'applicazione dei metodi che Tommaseo suggerisce. E infatti già nel 1849 il Tommaseo scriveva: la mia raccolta dei canti toscani e corsi greci ed illirici ne fruttò altre non poche e pregevoli. E effettivamente in quell'altezza cronologica già alcune cose nel Veneto erano state pubblicate e alcuni autori avevano raccolto dalla viva voce del popolo per l'appunto canti popolari. In generale uno sguardo sui rapporti tra alcuni di questi autori e il Tommaseo si possono leggere in un ottimo contributo di Tiziana Plebani uscito negli atti del 2002 che rintraccia tra l'altro una corrispondenza tra in particolare Angelo Dal Medico e il Tommaseo, ma altri poi naturalmente sono gli autori che nel seguito del secolo e dopo si sono interessati della materia. Io però mi soffermo su alcuni nomi che mi interessano in modo particolare proprio perché sono strettamente legati al Tommaseo, al suo modo di lavorare e l'interesse poi per questi autori deriva anche dal fatto che sono in qualche modo interessati per l'appunto al dialetto. Quindi si intrecciano gli interessi per la raccolta e la documentazione dei canti popolari, che può avere motivazioni diverse, all'interesse a vario titolo e con manifestazioni diverse appunto per il dialetto. Nel Veneto, naturalmente, nella fase risorgimentale, l'interesse predominante per la poesia popolare, intesa appunto come canto popolare, e la possibilità di un impiego di stampo politico e patriottico ispirano molte raccolte, quindi non soltanto quelle che in questa sede presenterò con maggiori dettagli. Raccolte che poi dicevo si moltiplicano numerose nella seconda metà del secolo, si affiancano poi a una serie di altre indagini che riguardano altre manifestazioni della letteratura orale, i proverbi piuttosto che le leggende e così via. Gli autori sono in questo campo sono numerosi. E però, fermando l'attenzione alla canzone, al canto popolare, dal punto di vista, diciamo così, degli interessi linguistici, non tutti sono così utili e interessanti, perché non tutti sono così, diciamo, pedanti e scrupolosi, perché Dal Medico poi passa per essere uno pedante anche, in certo modo, però non tutti sono così pedanti e scrupolosi nell'applicazione del metodo e quindi non tutti sono così interessanti dal punto di vista della bontà della documentazione e poi di conseguenza anche dell'interesse per la lingua.
Dal medico, dunque, Angelo dal medico è, dal mio punto di vista, per quello che ho potuto vedere, l'autore che meglio rispetta la lezione del Tommaseo, quello che davvero si prodiga nella raccolta secondo il metodo suggerito e quindi il rispetto della fonte, l'indicazione del luogo di raccolta, le varianti che riesce a riunire e questa sua, diciamo, capacità di lavorare in questo senso ne fa, secondo me, una fonte veramente utile sia sotto il profilo dialettologico sia sotto il profilo etnografico, oltre che naturalmente dal punto di vista della letteratura popolare. Il Dal medico è un veneziano, nasce nel 1817, muore a Firenze nel 1896, nella stessa casa abitata dal Tommaseo. Questa cosa mi ha fatto un po' impressione, devo dire. Era un commerciante e proveniva da una famiglia di origine ebraica. La sua prima raccolta di canti popolari è del 1848 e io ho utilizzato in realtà una pubblicazione successiva, ristampata per fortuna in forma anastatica da Forni, così più accessibile, perché appunto queste raccolte sono non sempre di facile consultazione, disperse in varie biblioteche, spesso, insomma, minuscole raccolte e non riunite in, in corpora facilmente rintracciabili. Ecco, allora l'edizione del 1857, di questi canti del popolo veneziano, per la prima volta raccolti ed illustrati da Angelo dal Medico, opera che può continuarsi a quella dei canti popolari toscani, corsi, illirici e greci di Niccolò Tommaseo. Più esplicito di così, il buon dal medico non poteva essere. E oltre ai canti popolari, poi si è occupato anche di proverbi, oltre che di canti popolari veneziani, si è interessato anche di canti popolari chioggiotti, però è una piccola raccolta, sono pochi canti e disgraziatamente non ci sono quelle noticine, così lui le chiama, che in realtà sono preziosissime appunto per le varianti, per le osservazioni di carattere linguistico ed etnografico o culturale in senso lato. E nella introduzione dal medico scrive: mi diedi pertanto a rintracciare nelle parti estreme della città ove più venezianamente si pensa, vive e parla, e nebbi copiosissima messe. Quindi venezianamente si pensa, vive e parla. Questa osservazione che oggi ci sembra, insomma, una scoperta recente, in realtà è un'osservazione che chiunque poteva fare se poco poco fosse stato attento, appunto, al diverso modo di parlare nei diversi quartieri o sestieri o comunque, insomma, luoghi della città. Quindi i luoghi nei quali raccoglie questi canti sono prevalentemente gli ambienti dei cosiddetti Nicolotti, l'ambiente dei Castellani. Nicolotti e Castellani sono a Venezia, sono gli abitanti rispettivamente della parrocchia di San Nicolò di Venezia, e i Castellani sono più in generale gli abitanti di Castello. Tra i due non correva buon sangue e c'è una lunga tradizione, per l'appunto, di dispute tra questi due gruppi. Altro luogo preferito dal medico, la Giudecca e Canareggio, ma con minori esempi. La maggior parte delle sue fonti sono di ambiente Nicolotto e Castellano. È importante poi considerare che
queste, considerare queste sue osservazioni circa la somiglianza, cito le parole di Dal Medico sempre dall'introduzione, la somiglianza di concetti tra alcuni di quelli e di nostri, qui si riferisce ai canti popolari toscani, somiglianza che fa pensare con gioia all'uniformità del sentire e all'antica intima corrispondenza tra i popoli dell'italiana penisola. E qui si capisce bene, insomma, lo spirito del tempo e le sue opinioni in proposito, opinioni appunto di stampo patriottico. Taluni di questi canti, continua, sono tanto conformi che gli è impossibile che non ne sia una sola l'origine. La trasfusione può essere avvenuta principalmente per mezzo degli opifizi della seta, giacché trovo nel Gallicciolli che i veneziani appresero quest'arte da lucchesi, i quali, in numero di 300, condotti da 30 o, secondo altri, da 66 famiglie assai ricche, qui ripararono dal 1510 al 1540, scacciati e fuggiti dalla loro patria. E di questo argomento abbiamo sentito recentemente proprio presentare una nota qui all'Istituto Veneto da parte del professor Bruni, e dunque questo collegamento con i lucchesi è insomma una delle così, idee che si è fatto il Dal Medico a proposito di questa comunanza che naturalmente porta in certo senso acqua al suo mulino, perché appunto il suo spirito patriottico è piuttosto vivo. E infatti conclude la sua introduzione proprio dicendo che possa questo mio debole esempio eccitare altri miei concittadini con forze maggiori che le mie non sono a rischiarare gran parte delle veneziane cose ed altre togliere alla dimenticanza, insegnando così al popolo a stimare se stesso e togliendo campo agli stranieri di più calunniare a questa Venezia che poco hanno fin qui conosciuta. I canti veneziani, dicevo, di Dal Medico sono veramente una miniera di informazioni di varia natura. Anzitutto, per esempio, la questione delle varianti. A proposito di un canto molto breve, tolesto fior che per amor vedono, cetelo, anima mia, che l'è il cuor mio, perché sostà in Sicilia a fabbricarlo, per donarvelo a voi, contento mio. Ecco, di questo canto da due versioni castellane e due versioni da Cannaregio, quindi a dimostrazione appunto dell'attenzione per i luoghi e le varianti. Il rispetto della fonte è costante in Dal Medico e infatti spesso si sofferma a menzionare le persone che gli hanno fornito le informazioni o genericamente la viva voce del popolo, come pure si dice. E da questa viva voce del popolo, per esempio, il verso «Ti bagni la gabana del mio Beppo», in nota il Dal Medico dice che la gabana è una casacca, va bene, questo è un termine noto, quindi non abbiamo difficoltà a intenderlo, e aggiunge «Avea la forma del moderno paltò, era di rascia bianca e l'indossavano i barcaioli», per ripararsi dalla pioggia. Questi schiarimenti li debbo ad Antonio Toscan, vecchio gondoliere e poeta or cieco. E sottolineavo appunto l'interesse di carattere diciamo etnografico di queste noticine, che non sono noticine, sono note molto lunghe e complesse, e con informazioni e curiosità che in certo modo integrano il dizionario del Boerio. Ho fatto alcuni confronti e ho potuto verificare che effettivamente
vi sono delle parole, delle locuzioni, vi sono poi anche delle tradizioni che vanno considerate aggiunte al Boerio. E a questo proposito ricordo che, informazione che prendo da Tiziana Plebani, e la cito, da una lettera inedita dal medico del settembre 1858 conservata all'interno dell'epistolario Cicogna, veniamo a conoscere la proposta formulata dal medico di arricchire il dizionario del dialetto veneziano del Boerio a partire proprio dalla raccolta dei canti e dei proverbi, con l'intento ulteriore di contribuire al dizionario della lingua italiana che si andava allora stampando a Torino e allegando alcuni esempi di voci. Quindi una bozza, diciamo così, di lessico veneziano da aggiungere a quello del Boerio. Effettivamente dal medico ha poi una certa quantità di materiali di interesse lessicale anche nella raccolta dei proverbi. Invece, come dicevo, la fonte che meno è utile, anzi non lo è per nulla, è quella dei canti chioggiotti, perché sono pochi questi canti e non hanno le famose noticine, ma sono una piccola appendice con una ventina di parole e nulla più. Tornando al veneziano, dunque, per esempio, nel canto «Dopo che ti ha piantà casa in soler, i piatti de maggiolica in cusina, ti ta trovà un amante più bello, non ti te degni più de mio fratello». In nota spiega Soler, in piano superiore la povera gente sta e più stava a terreno. Quindi stare in Soler già era un avanzamento di stato sociale. E per quanto riguarda poi le maggioliche, i piatti de maggiolica in cucina, i piatti di maiolica in cucina, scrive, invece di quei di terra più ordinaria, il popolo facea consistere gran parte del lusso della propria casa nel fornire la cucina. Quelle dei macellari furono e sono tuttora le più ricche, talché una cucina ben fornita di rami e peltri la chiamiamo per antonomasia una cucina alla bechera. I primi due versi della Villotta, poi dice, si trovano anche in un'altra poesia del Gamba. E in effetti i canti veneziani, oltre che di annotazioni di questo genere, sono particolarmente ricchi di confronti, naturalmente con le raccolte del Tommaseo e con altre fonti che il Dalmedico è riuscito a recuperare, citazioni da Dante piuttosto che da Tasso, piuttosto che da Ariosto, eccetera. Quindi direi altro che noticine, insomma, in questo ampio e ricco lavoro che, devo dire, da dialettologa aveva un po' snobbato in passato e che ora invece sto riscoprendo, devo dire che è molto piacevole, una lettura molto piacevole. I canti popolari non sono facilmente utilizzabili appunto dai dialettologi perché non hanno note, non hanno varianti, non hanno confronti, non si capisce poi bene se non si è esperti del settore, se si tratti di una, diciamo così, invenzione dell'autore, una documentazione fedele o se sia in parte rielaborata come faceva per esempio un altro raccoglitore veneto come il Berti. Allora, un'altra rapida, veloce menzione di queste note lessicali, in questo caso dal medico. Nel canto «Moroso bello, vestime de sepe, la sepoltura fame de canoce, il cusinello de barboni fritti e lo cailetto fornio de anzoletti», ecco qui, insomma, ci dice che le sepe sono le seppie e aggiunge «la donna Nicolotta intende probabilmente di dire vestimi di nero, tale essendo appunto il color dell'umore che se contengono». I castellani chiamano sepe i Nicolotti e questi chiamano quelli gambari. E quindi c'è un'annotazione, diciamo così,
circa i blasoni popolari, no? Allora per i castellani i Nicolotti sono le seppe e per i Nicolotti i castellani sono i gambari. Infatti poi, se non ricordo male, si distinguevano anche per la baretta rossa, cioè per l'usanza di portare un berretto rosso, quindi forse il colore rosso dei gamberi in qualche modo c'entra. Comunque la butto lì, tanto per. E poi spiega le canoce con canocchie, piccolo granchio marino, vabbè, insomma, perdoniamolo, poteva dire qualcos'altro. I barboni fritti, vengono definiti muggine barbato, il cailetto e il cataletto, e infine i anzoletti. Anzoletto della Madonna, altro pesce. Venanno di due altre sorte, ma tengo per questa, per la sua più vicina allusione. Insomma, è anche attento a quelle che possono essere, talune così imprecisioni da parte dei suoi informatori. Naturalmente dà il testo così come lo sente, ma in nota ci dice, ma forse doveva dire in un altro modo. Comunque, l'accuratezza delle note è un elemento che mi ha un po' davvero stupita, insomma. In fondo, dal medico è un commerciante, ha dalla sua però un vantaggio, quello di essere a contatto con la gente, e questo è sicuramente, questa, naturalmente, la curiosità personale, una certa erudizione e così via, ma l'essere a contatto con la gente credo che sia uno dei motivi per cui così si ritrova a annotare tutti questi canti popolari e tutte le osservazioni che allega. Ecco, come dicevo, insomma, dal medico si devono i canti del popolo di Chioggia 1872, ma sono solo 29 canti, purtroppo, e un'ampia raccolta di proverbi veneziani che sono di un certo interesse, ma naturalmente le annotazioni che a me personalmente piacciono di più vengono dai canti popolari. E lascio il dal medico per passare rapidamente ad altri nomi, non senza avere così rapidamente letto qualche riga di una lunghissima nota che riguarda il verso "quando te vedarò l'anelo in Deo, quella volta dirò che ti è novizza". E dice: quello da noi propriamente chiamato segno serve soltanto per promessa di nozze, senza aver forza di vero sposalizio. Cita poi Goldoni, trova una nota del Foriel ai canti greci, che naturalmente tralascio, e aggiunge: presso i nostri ricchi il segno era dunque un anello cosiddetto roseton, rosetta, per essere i diamanti disposti in giro a foggia di rosa. Tra il popolo i più agiati davano un anello con piastretta bislunga e convessa d'oro o formata di gemme che copriva oltre la metà del dito e chiamavasi Figaro, moda francese derivata dal nome del barbiere ispano, per dirla col Pignotti. Al roseton e al Figaro successe il semplice anello di diamanti. I più poveri usavano invece, ed usano specialmente i gondolieri, un aneluzzo con corniola scolpita, quindi detto corniola. E in conclusione, parte di questi schiarimenti e molti altri sparsi nella presente raccolta, io li ebbi come naturale dal popolo. Riceverò con animo grato tutte quelle correzioni che a questo genere di note, come a qualunque altro, mi venissero gentilmente fatte. Insomma, bisogna dire che il signor dal medico ha fatto un buon lavoro, decisamente. E cambiando zona, passo al Vicentino. Il Vicentino è rappresentato tra appunto i primi indagatori sui canti popolari da Andrea Alverà, 1799-1845,
un nome molto noto, era un medico, ma in realtà era un appassionato di molte altre cose, dall'arte agli interessi di tipo linguistico, eccetera. Andrea Alverà, già nel 1828, aveva pubblicato una lettera nella quale si intratteneva sulla maniera di scrivere il dialetto vicentino, lo dico in italiano, il titolo è in dialetto, e per determinare stabilmente la vera pronuncia. E nel 1830 poi l'idea di un sistema ortografico per il dialetto vicentino. Ecco, quindi come vedete questo intreccio, diciamo così, tra gli interessi linguistici che possono essere di avvio alla raccolta dei canti popolari o viceversa, insomma, la raccolta dei canti popolari che porta poi a un interesse più precisamente linguistico. Ecco, questo intreccio è ben rappresentato da Andrea Alverà, che nel 1844 pubblica questa raccolta di canti popolari tradizionali vicentini, e questi canti sono corredati dalla loro musica originaria a pianoforte. Quindi è abbastanza singolare questa raccolta, proprio perché è affiancata dalla musica. Solitamente queste raccolte non lo sono, non certo quella di Dal Medico. E c'è una bella citazione di Tommaseo ancora una volta: chiunque altra poesia non conosce che quella dei libri stampati, chiunque non venera il popolo come poeta ispiratore dei poeti, non ponga a costui l'occhio su questa raccolta che non è fatta per lui, la condanni, la schernisca e l'avremo a gran lode. La stessa citazione poi la ritroviamo anche in un autore veronese, Ettore Scipione Righi, anch'esso autore di una raccolta di canti popolari di area veronese. Ecco, non sono numerosi i canti raccolti dall'Alverà, sono all'incirca una ottantina, e non ci sono quelle noticine così preziose che ritroviamo in Dal Medico. Ci sono delle annotazioni finali nelle quali si sofferma per l'appunto con una certa cura su alcuni aspetti di carattere dialettale, sul significato di alcune parole, e sono preceduti da una annotazione per l'appunto su questa ortografia del dialetto, perché insomma il problema è appunto di non poco conto. Come scrivere il dialetto era difficile allora, continua a essere difficile, anche perché se allora forse qualche ipotesi o meglio, le ipotesi erano poche, ora invece sono tante, perché appunto c'è sempre qualcosa che non va e quindi si continua a rimaneggiare il problema. Passo rapidamente a un altro cultore di lingua e canti popolari, è Cristoforo Pasqualigo, professore di scuola, autore di un'ampia raccolta di proverbi veneti uscita nel 1857 e nel 1876 ristampata da Vittorio Imbriani a Napoli, la raccolta di canti popolari vicentini. Ecco, questa raccolta ha un certo interesse naturalmente, e sono interessanti alcune osservazioni che il Pasqualigo fa a proposito appunto di questa tradizione ormai, di questo affaccendarsi per meglio dire intorno a questa letteratura orale, intorno ai costumi, intorno ai dialetti, i proverbi, i canti, eccetera. E quindi sottolinea appunto l'importanza di questa raccolta capillare che interessa per l'appunto i diversi luoghi d'Italia, e sottolinea il Pasqualigo una somiglianza anche lui a questo problema. In un certo senso è un problema, in un altro senso invece è una, come dire, così, ha un tono diverso l'osservazione. Queste canzoni del nostro contado sono curiose per la loro veste, che sembra scostarsi alquanto dal dialetto
per farsi più eletta, avvicinandosi a quella delle toscane. Somigliano così alle campagnole nei dì festivi, si mettono in gala pur conservando intera la fisionomia loro propria. In esse si incontrano molte voci che non appartengono per niente affatto al dialetto, né alla città né dei campi, il che indurrebbe a credere che esse ci siano state portate dalla Toscana, eccetera, eccetera. Ecco, da un lato dunque questa comunanza con la terra considerata rappresentante dell'italianità e la terra ingentilitrice, scriveva l'Alberà, appunto, delle altre regioni d'Italia. Dall'altro invece questa, insomma, come dire, questo dialetto che in queste canzoni non è così schietto come ci si aspetterebbe. Il problema dell'origine delle sovrapposizioni, delle contaminazioni, eccetera, non era così chiaro forse all'epoca, e dunque le osservazioni sono utili in quanto specchio del modo di pensare dei tempi, e poi naturalmente le ricerche successive hanno ampiamente chiarito, o almeno hanno chiarito, che trovare l'origine di un canto è piuttosto complesso, semmai si può individuare il punto d'arrivo e semmai si deve lavorare appunto sugli incroci, sui reciproci rapporti, poi in fondo tra i colti e il popolo, visto che colti e popolo poi da qualche parte si incontravano, come molte volte abbiamo ragionato con Francesco Bruni proprio su tematiche di questo genere. Chiudo ricordando semplicemente Ettore Scipione Righi, anch'esso perché ha questo particolare interesse per gli aspetti linguistici, oltre che essere autore di saggio di canti popolari veronesi, Verona 1863. Anche Righi, che era un avvocato, dapprima poi dirigente scolastico, studioso di storia locale, intratteneva scambi epistolari con Tommaseo, quindi sempre il Tommaseo, se non è direttamente citato, comunque c'è un legame diretto, perché possediamo appunto degli scambi epistolari, e quindi questi personaggi, ripeto, che mi interessano particolarmente proprio per l'intreccio con gli aspetti dialettali, sono personaggi strettamente legati al Tommaseo e rientrano in quella rete molto fitta di relazioni che appunto si andava stabilendo, in parte già si era stabilita proprio sulle orme del Tommaseo anche nel Veneto. Ecco, il Righi, autore di questa raccolta di canti, e anche autore di un dizionario veronese, dialettale veronese, rimasto manoscritto, di un certo interesse, anche se ha un po' l'aspetto di un work in progress più che di un'opera compiuta. In ogni caso, appunto, è rimasto manoscritto e ha l'interesse appunto linguistico manifestato in osservazioni di vario genere su come scrivere il dialetto, su quali sono le peculiarità del dialetto veronese. Dice, per esempio, il dialetto veronese non adopera il ze del Veneto ed i più frequenti scambi di suono delle lettere sono in esso quello dell'E in A, eccetera, eccetera. Quindi ci sono delle puntuali osservazioni sulle caratteristiche del veronese. E c'è poi una curiosa suddivisione delle varietà venete. Distingue tra veneziano, continentale, usato nella terraferma sino al Mincio, marittimo, adoperato nelle città dell'Istria, Dalmazia, nel litorale ungherese, nelle isole Ionie ed in parecchie altre isole dell'arcipelago greco. Ecco, insomma, non è male come idea, ecco. Veneziano, naturalmente il veneziano ha sempre un suo particolare statuto, una sua posizione autonoma, e di lì non si schioda, naturalmente. Ma poi questa
altra così questa prospettiva di un certo interesse. Ecco, il Righi commenta pochissimo i suoi canti, è povero di informazioni di carattere metodologico, quindi luoghi, informatori, varianti, eccetera, direi che proprio non ne troviamo. Rare anche le osservazioni, i commenti. Mi limito a citare questo canto, la mamma del mio ben, le nome Oliva, l'endà dal prete a dir che son cattiva. Se son cattiva, son parvenir bona, la mamma del mio ben, l'enà Bragona. E qui ci dice che Bragona, nell'area veronese, vale saccente, ficcanaso. Ecco, quindi poche osservazioni. E dunque, per chiudere, direi che, per l'appunto, guardando questi materiali, queste documentazioni, con l'occhio di chi ha particolare interesse per gli aspetti linguistici e, nel caso di specie, dialettali, direi che appunto questi testi sono piuttosto importanti, non tutti alla stessa maniera naturalmente. Continuo a pensare che fino a questo momento il Dal Medico è quello che mi ha dato maggiori soddisfazioni. Grazie.